Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Social. L'ultima puntata di God of War è stata assurda. Siamo riusciti a rimediare alla situazione di Atreus e adesso riprendiamo in mano la nostra avventura, perché il picco più alto di tutti i regni ci aspetta. Però adesso vediamo come reagirà Atreus, perché... Dunque, prima che Modi ci interrompesse, stavamo iniziando a esplorare la camera di Tyr. Sì, per trovare la runa nera. Ragazzo, da che parte andiamo? Oh, non lo so. Sì che lo sai. Ci serve una barca. Non so, credo ci serva una barca. D'accordo. Esatto, proprio questo è il punto. In che condizione sarà Atreus? Ragazzi, ho letto i vostri commenti nelle ultime puntate e sono veramente incredibili. Cioè, abbiamo ripreso le lame del caos. È stata veramente io capolavoro. Mi sono rivista la puntata e dico, vabbè, capolavoro, veramente. Qualcosa di assurdo, è successo di tutto. Siamo andati a Helheim con Mimir per... Vabbè, a parte per risolvere la situazione di Atreus, ma abbiamo visto Zeus, abbiamo visto Atena, abbiamo soprattutto, vabbè, ripreso queste armi che adesso, ragazzi, dobbiamo decidere quale utilizzeremo. Ovviamente sono la novità, quindi mi metterò giù sia con le lame, appunto, che comunque con la nostra ascia. Penso che sarà una cosa derivante molto dalla situazione, in base ai nemici che ci troveremo davanti. Però ragazzi, la cosa più importante è che Atreus ha un maleficio, o almeno questo ha detto Kratos. In realtà, durante il dialogo con la strega, La barca è arriva. Qualcuno ha chiamato il serpente. Sì, ma ci sta talmente tante cose, ragazzi. Qualcuno ha chiamato il serpente e non sappiamo chi. Quindi l'acqua. Tiro io. Si è ancora più abbassata. C'è da parlare di Freya, però aspettiamo un attimo. Sei silenzioso. Non stai meglio? Sì, credo. So che mi hai sentito parlare con Freya. Tu credi di aver capito, ma non è così. Perché non dici niente? Dici che ho un maleficio. Mi credi debole perché non sono come te. Lo so che non sono come volevi. Ma... dopo tutto questo credevo che le cose fossero cambiate. Tu non sai tutto, ragazzo. No. Ma almeno ora so la verità. La verità. La verità. Io sono un dio di una terra lontana da qui. Quando arrivai su questi lidi scelsi di vivere da uomo, ma la verità è che io sono nato Dio e lo sei anche tu. Allora non hai niente da dire? Potrei diventare un animale. Se puoi diventare un animale. No. Non credo che tu possa farlo. Forse non era la risposta che si aspettava Kratos. Sono un dio. Mamma sapeva. Ed era una dea. No. Lei era mortale, ma conosceva la mia natura. Sono un dio. Perché aspettare tanto a dirmelo? Volevo risparmiartelo. Essere un dio può voler dire vivere tra angosce e tragedie. E questo è il maleficio. Che tipo di cose potrei fare? Posso volare? Essere invisibile? Io non mi sento un dio. Non so quale sia la natura dei tuoi poteri, ma con il tempo lo capiremo. Mamma mia, ragazzi, sta veramente succedendo di tutto non in questa serie. Posso diventare un lupo? Puoi provare a sorprendermi. A
per questo che a volte sento le voci. A te non è mai successo. Non come a te. Non mi sorprende. Ogni dio è unico. Quindi, forse non diventerò forte quanto mio padre, ma avrò abilità uniche. Le possiedi già, ragazzo. Hai uno straordinario talento per le lingue, considerata la tua età. Solo il tempo ci dirà di cosa sei capace. Tu l'hai sempre saputo? Ebbene sì, ragazzo, ma ho conosciuto fin troppi dei. Me compreso, eh? Chi altro sa che sono un dio? Freya, sicuramente. Brock e Sindri? Non gli serve saperlo. Baldur? Lo sa. È per questo che ci dà la caccia. Ma lo conosci da prima? Ho visto Baldur la prima volta, il giorno del funerale di tua madre. È la verità. Oh. Ehi, non dobbiamo tornare alla camera di Kiel, vero? Voglio dire, siamo dei. Possiamo fare ciò che vogliamo, giusto? Cosa vuoi fare in questo momento? Te lo mostro. Andare alla camera di Tyr, ragazzi, perché abbiamo una missione, però... A questo punto, fermi tutti! Allora... Atreus è un dio, in realtà teoricamente un semidio, perché abbiamo appena scoperto che la madre era una mortale. Quindi tutta la teoria che avevamo fatto sul fatto che potesse essere una dea, una valchiria, quello e quell'altro, no, crolla oggi. Era una mortale, quindi ricominciamo. Teoricamente Atreus dovrebbe essere un semidio. Legge. Però vabbè. Inghiotto tutta la morte, della vita sono la fonte. Oh, mi piace. Chissà se l'ho scritta io. Inghiotto tutta la morte. Vabbè, adesso trova la soluzione. Dobbiamo riprendere la runa nera. Però ragazzi, quindi il maleficio che diceva Kratos, sembrava, oh, c'è un maleficio, questo qua non si può muove. Invece era semplicemente, ma non sarà quella la risposta, è semplicemente che lui, essendo un dio, dovrà è vivere. È quella la risposta. Dice terra. Inghiotte la morte, crea nuova vita. Ah, giusto, la terra è vero. Vabbè, insomma ragazzi, era semplicemente che la responsabilità di essere un dio, no? Che poi, voglio dire, sicuramente Kratos la sua vita da sia dio l'ha vissuta male. Se avessi saputo di essere un dio, non mi sarei sentito in colpa a uccidere gli elfi. Non so se il senso sia proprio quello. Non hai fatto nulla di cui pentirti. Non ci hanno lasciato scelta. No, adesso capisco. Dovevamo sbrigare faccende da dei, ma loro ci hanno coinvolti nei loro piccoli problemi. Ehi, ma non gli dici niente? Sai, sapere che siamo dei mi fa sentire molto più forte. Forse ti senti troppo sicuro di te ora. Dal tuo potere derivano grandi responsabilità. Puoi usarlo per te stesso o metterlo al servizio degli altri, come fece Tyr. La gente lo amava, eh? Già, un dio della guerra che si batté per la pace, famoso per il suo eroismo e la sua rettitudine. Usò il suo potere per porre fine alle guerre, mai per scatenarne. Allora esistono dei buoni. Sono molto rari, ma esistono, sì. Sì, ragazzi, Atreus, da quando ha scoperto di essere un dio, sembra bello fomentato. Anzi, c'era Kratos che era tutto impaurito di dirglielo, invece ha reagito bene. Non conosco i posti di cui si parla. A Tyr piaceva viaggiare. Tyr credeva che il sapere, più che la forza, avrebbe evitato guerre e caos. Sapeva che la conoscenza di altre culture gli avrebbe dato una prospettiva diversa. Odino custodiva gelosamente tutta la conoscenza per sé, mentre Tyr condivideva volentieri la sua saggezza. I mortali lo adoravano per questo e gli portavano doni da ogni parte del mondo. Sì, sono Maya, cinesi e egiziani. No, egiziani, cinesi e Maya. Poi, cosa successe a Tyr? Odino lo considerava una minaccia per il suo regno. Sospettava che Tyr collaborasse con i giganti invece di rubare i loro segreti per gli Aesir. La stessa accusa che mosse contro di me. Con Tyr però credo che avesse ragione. Tyr aiutava i giganti? Sì, si sentì responsabile delle sofferenze che subirono per mano di Odino. Sospetto che li abbia aiutati a cancellare le loro tracce. La torre scomparsa di Jotunheim. Proprio così. Qualunque cosa le sia successa è stata sicuramente frutto della collaborazione tra Tyr e i giganti. Ho capito, ragazzi, io di Tyr vi ho dato qualche informazione in più, però adesso dobbiamo recuperare la runa nera che ci permetterà di arrivare a Jotunheim. Non lo so, non sono mai stato qui. Ma in realtà non abbiamo la certezza, forse, che sia qui. La pietra deve essere quella. Ah, ok, perfetto.
la camera di Tyr. La prima volta, ragazzi, che siamo scesi qui è successo di tutto, perché è arrivato Modi che ci ha bloccato, anzi ha dato tutto vita alla malattia di Atreus. Mi pareva. Che per la maggior parte di voi sembrava essere l'ira di Sparta, no? La Spartan Rage, la stessa di Kratos. Quindi è stato quello a far ammalare il ragazzo. Credevi fosse così facile? No. No, ma un po' ci speravo. E ora? E ora, ragazzi, disattiviamo le difese della camera, fega. Però, ragazzi, cioè, devo essere sincero, ho trovato solo l'unica forzatura nel fatto che questo si è ammalato e per guarirlo, cioè, bisognava dirgli la verità, il fatto che noi eravamo degli dèi e bla bla bla. Questa è l'unica forzatura che mi sento di dire, però... Fratello, una trappola per i venti di Hel. Ma dove saranno i venti? I venti di cosa? Non te l'abbiamo detto. Quando eri malato ci siamo procurati la cura a Helheim. Davvero? Un'esperienza terribile, fidati. Ma tuo padre ha imparato un nuovo trucchetto con l'aiuto di Brock. C'era anche Brock. Ma io... ne riparleremo. Ma se tu stai male, che vuoi? Siamo andati apposta per te lì, ricordalo. Ah, uno skindu proveniente dalle mie terre. In passato ne avevo uno anch'io. Prendilo pure, ragazzo. Prendilo, ragazzo. Potrebbe servirci per spalmare il burro sul pane. Oh. Ecco perché non piace a nessuno. Esatto. Comunque, queste, ragazzi, sono le camere piene di tesori che venivano regalati a Tyr, no? Era amato da tutti e quindi tutti gli portavano i tesori. Muoviti o non ce la fai, fratello. Se liscio così non ce la farò mai, no. Vabbè, ragazzi, disattiviamo le difese e vediamo che succede. Io vorrei spingervi a tante riflessioni, perché in due puntate, ragazzi, è successo veramente di tutto. E guarda, ve lo giuro, mi trovo in difficoltà, perché per la prima volta in una serie non so che pesci pigliare, cioè. Carino. Sì, infatti, un bel po' di difese. No, perché, insomma, ragazzi, ci sono talmente tante tematiche. Poi il gioco, secondo me, le porta avanti nella maniera giusta. Cioè, ci lascia tante sottotrame, però seguiamo una sola trama e il resto lo dobbiamo collegare noi, quindi, perfetto. Allora, intanto cerchiamo di non morire. Guardate, di fronte. Piccoli passaggi ai lati, perfetti per il ragazzo. Troppo sì. Piccoli, padre. Vai, te la caderò. No, aspetta. Ragazzi, ho capito come funziona, devo allinearli tutti. Aspetta. Blocco questo e passo. Appena si allinea. Vai. Non era difficile. Diciamo che ci si perde un po' di tempo. Wow. Guarda quello. Guardate il vaso. Basta distrazioni. Non dimenticare perché siamo qui. No, perché l'ha rotto, ragazzi? Cioè, quindi qualcuno direttamente dalla Grecia ha portato dei doni a Tyr. Quindi Tyr, ma è rimasto il segno. È rimasto. Non puoi cancellare il passato, Kratos. Basta.
vivere di passato. Perché poi è questo, ragazzi. Vedete, c'era anche un tipico vaso greco che raffigurava Kratos, il dio della guerra. Viene da una grande terra deserta, molto lontana da qui. Ci vivono gli dei? Caspita, sì, moltissimi dei. Buoni o cattivi? Io temo che non sia così semplice. Sì, sono cose degli antichi egizi, no? Pure il cappello che ha portato Atreus. Ah, guardate lì. Vabbè, insomma, ragazzi, vi dicevo, noi possiamo scappare quanto vogliamo, però secondo me deve raccontargliela fino in fondo la questione. Gli ha detto, io sono un dio di una terra lontana. Quando siamo venuti qui, Kratos ha deciso di vivere come un mortale, però, ragazzi, il passato non si cancella, non è così semplice, no? E quindi questa è una sottotrama. L'altra trama è quella che di Freya, perché Freya, insomma, ci ha convinto di nuovo a parlare e fare il bene di Atreus, no? Cioè, spiegagli, digli tutto, no? Perché anche lei ha avuto un figlio, ha fatto qualcosa per lei. Però che ha detto che mi ha fatto saltare la mosca, no? Al naso, eh? Credo che... Ah, e vai, si combatte, perfetto, posso parlarvene? Vai, prendiamolo l'ascia, ragazzi, perché questi sono di fuoco, almeno questo è il mio pensiero. È efficace anche la lama, però, insomma, diciamo, andiamo ad elementi. Ha detto, anch'io ho avuto un figlio e le rune ne predissero la morte. Ora, io vi ho raccontato una storia ben precisa che è esattamente questa. Però, ragazzi, cioè, io ho letto vostri, insomma, vostre teorie e tutto, però... Dal mio punto di vista, andando a leggere... Allora, molti avete scritto, e visto che sembrerebbe che la pista porti proprio a quello, no? Che Freya sia la mamma di Baldur. Visto che anche la moglie d'Odino, cioè, ci potrebbe stare, no? Il fatto è che... Cioè, la madre di Baldur non è Freya, è Frigg, la dea Frigg. Ora, ragazzi, io non so se hanno stravolto la storia o che bisognerebbe andarsi a informare bene. Cioè, io di Freya so solamente quello. Se voi andate a leggere, anche su Wikipedia, insomma, la dea che diede alla luce... appunto Baldur è Frigg, che poi la descrive in maniera molto più complessa e approfondita come dea, che è una delle dee più importanti della mitologia norrena. Cioè, c'ha il dono dell'onniscienza, diciamo che conosce cose ben diverse e più specifiche, anche al di là della conoscenza di Odino, che anche lui è onnisciente, vi ho raccontato, no? Che ha bevuto dalla fonte dell'onniscienza e è legato anche alla figura di Mimir questa leggenda. Insomma, la dice Frigg, non è Freya. Mo, staremo a vedere, ragazzi. Comunque non ci preoccupiamo. Quello che vi dicevo in passato è che noi, ragazzi, anticipiamoci. Ma cosa hai visto nella camera? Non è importante. Sembrerebbe di sì. È stato solo un impulso. Non devi pensare ai miei fallimenti. Wow, sembrano quasi delle scuse. Beh, immagino ti piaccia distruggere vasi. Ah! Oh, che gli ha detto? Ragazzi, ma è un'impressione mia o Atreus da quando è guarito sembra un po' più sgarzellotto, un po' più così, cioè, se ne va sgargiulo, no? Fa un po' le battute. Mi sembra logico che il secondo anello si comporti come il primo. Devi solo catturare i venti. Sì, però me ne vado anche qui sopra, magari si apre anche il passaggio. Non lo so, ragazzi, sembra più sicuro di sé il fatto che è un dio, no? Cioè, già solo il fatto che dopo che gli ha detto Kratos, tu sei un dio, ed è qua e de là, la sua reazione è stata: ma mi posso trasformare in un animale? Cioè, proprio il classico bambino che scopre una cosa strafiga. Cioè, mo io non so quali saranno i suoi poteri, però... E questo? La mente più veloce del vento. Dobbiamo usare la testa piuttosto che i piedi. Per me va benone. Eh sì. Olè, il frutteto! Abbiamo preso 3 su 3, quindi, ragazzi, credo che abbiamo completato la possibilità di aumentare la nostra vita. Perfetto, vabbè, l'ho preso in uno di quegli scrigni dove si devono distruggere i sigilli. Però adesso, riprendiamo. Sapete che stavo pensando, ragazzi? Alla questione di Tyr. Io vi ho raccontato blandamente chi era Tyr e tutto il resto, che poi Ir vuol dire... Dio vorrebbe dire, no? Quindi Tyr addirittura vi ho raccontato che secondo gli scritti proprio i più antichi possibili, cioè, veniva raffigurato, veniva
insomma, pensato come il dio degli dei, quindi insomma il capo dei, insomma, degli Aesir e tutto quanto, no? Poi lui era ben voluto da tutti, quindi proprio il capo dei capi, tra virgolette. Forse sarà stato... Le lame erano spaventose. Sarà stato per questo che poi Odino lo temeva così tanto, non lo so. Ehi, sono Skoll e Ati, i giganti lupo. Esatto, i portatori del giorno e della notte. Il Ragnarok inizierà quando divoreranno Sole e Luna, vero? Tyr li conosceva? Non so, di sicuro gli stavano simpatici se sono sul muro della sua camera. Sì, dite? Che poi Skoll vuol dire tipo salute, no? Skoll. Vabbè, non magari non scritto uguale. Scusate, momento ruttino. Ah, ragazzi, tra l'altro sto registrando... Adesso registrerò una marea di puntate tutte insieme perché... oggi, mi sa, quando voi vedrete questo video, sarò a Londra. Non ti piace davvero essere un dio? All'avventura in qualche luogo fantastico. Ma non è che non mi piace, che... Magari la mamma voleva che ci divertissimo un po'. No. Tutto ciò che abbiamo visto è fatto. Forse è un suo dono. Andiamo. Ma anche no, ragazzi, ma anche no. Voglio dire, cioè, è una ipotesi che avete fatto anche voi nei commenti. Cioè, del fatto che magari era la madre che voleva che Atreus scoprisse la sua vera natura e quindi ci ha messo in difficoltà. Beh, bella madre del cavolo, perché voglio dire, ma adesso noi siamo sopravvissuti anche grazie a Kratos, no? Però, cioè, non è detto, non era detto assolutamente, perché nel momento in cui Baldur ci mette le mani addosso, per uno che non può essere ferito, cioè, la vedo particolarmente dura. Guardate che oggi sto a giocare forte, oggi sta giocando forte, A livello di combo non mi posso proprio dire niente. Peccato, ragazzi, che dovrò registrare un paio di puntate tutte insieme, perché, come detto, sarò a Londra per un'anteprima del nuovo Tomb Raider, ve lo dico, ragazzi. No, penso che ve lo potevo dire, vabbè. In caso ormai l'ho detto, quindi ciao. Tra l'altro noi abbiamo fatto due serie su reboot di questo Tomb Raider, quindi non vedo l'ora di provare anche questo terzo. Ci farò la serie quando uscirà, ma mi immagino... Mi pare che uscirà tipo... O a settembre o a ottobre. No, va bene così, grazie Atreus. Però devi stare un po' più tranquillo, che stai... Atreus, qui. Atreus. Sì, ci manca l'ultimo sigillo, vedete? Che ovviamente andava preso da terra. Però noi, ragazzi, ci piace andare a girare, fega. Andiamo a ripulire, anzi, ci piace andare a ripulire. Purtroppo, ragazzi, avrò fatto qualche taglietto, ma figa, che ci fa? Siamo milanesi, ci piace raccontare. No, così proprio, cose dette a caso, imitazioni fatte malissimo, però. La runa sta scendendo. Bene. Oh, male. Che succede? Trappola. Padre. Ragazzo, vattene via. Io sto bene, come ti liberiamo? Tira le catene sul muro. Ma ce ne sono tre. Che cosa faccio? Atreus, calma, puoi farcela. Sbrigati, non so ancora se posso affogare. Ok, Ati è argentato, rincorre la luna. Skoll è dorato, insegue il sole. Per scatenare il Ragnarok devono divorare. Ma non sono in ordine. Bravo. La luna va a sinistra, il sole a destra e Midgard al centro. Quale leva tiri? Oddio. Al centro. Raga, io non so se ce la faccio, c'ho un'ansia incredibile. Poi c'ho nelle orecchie. Cato si fa. Quella a destra. Luna a sinistra, sole a destra. A sinistra. Vai, ce l'ho fatta. Midgard al centro. Dai. Non posso affogare. Buono a sapersi. Non fermiamoci. Ehi, ma quella grande catena. Padre, sopra. Fa qualcosa. Ragazzo, ferma quella catena. Come? Non lo so. So cosa fare. Il pugnale. Non c'è altro modo. Yeah.
doveva funzionare. Il pugnale. Lo so, ma ti ha salvato. Sei stato astuto. Non so se è stato astuto o è stata fortuna, ma... ma il pugnale, mo, adesso? È andato distrutto. Pugnale della madre. La runa è libera. Ce l'abbiamo fatta. Sì, vediamo cosa Tyr ha in serbo per noi. Oh no, la runa protettiva di Freya non c'è più. Cosa facciamo? Proseguiamo. Ce lo prendiamo lì dove non batte il sole. Mo che non abbiamo più la runa di Freya, come facciamo, ragazzi? Non so, cioè... Allora, è vero, ecco, che da quando ci abbiamo quella... Ci siamo. Vabbè, non cambia niente, perché comunque Magni e Modi ci hanno beccato con la runa, quindi... Forse è solo una protezione dal mondo esterno, non lo so. Tipo queste cose qui. Tieni. Il giorno in cui nascesti, feci due pugnali, fondendo metalli della mia e di questa terra. Uno per me. E quando tu fossi pronto, uno per te. Quel giorno è arrivato. E sono un uomo ora, come te. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. La responsabilità è molto più grande. E tu dovrai essere migliore di me. Hai capito? Dillo. Io sarò migliore. Il potere di quest'arma, di qualsiasi arma, proviene da qui. Solo se è temperato da questo. Dalla disciplina, dall'autocontrollo di chi la impugna. È qui che risiede la vera forza di un guerriero. Non devi dimenticarlo mai. Bene, allora. Vieni. Break. Niente. Aspetta. La runa, l'hai vista? Sì. Ne sei certo? Sì, fidati. Bene, allora. Mira alla faccia. Grendel delle ceneri. Credo, ragazzi, che qui la nostra... No, Grendel del gelo. Oh, è tuo fratello questo. Bene, lo utilizzeremo con uno. Però si riprende la vita. Vabbè. Ah, forse fino a un certo punto si può riprendere la vita. Vabbè, ragazzi, utilizzeremo e faremo un bello switch di armi. Anche se sembra che ha subito un bel po' di danni col... Insomma, quello del gelo con la nostra ascia. Vabbè, ragazzi, abbiamo assistito soprattutto a un momento, finalmente, un vero momento padre e figlio. Kratos sta cominciando a capire che forse è il caso che, insomma, mettiamo da parte un po' di, non lo so, di orgoglio, un po' di del passato, insomma, in favore di quello che è il bene di Atreus, che, in modo che lui possa capire, lui deve essere migliore di noi, che non è che ci vuole veramente tantissimo, considerando il passato di Kratos. Guardate quanto gli faccio male con l'arma giusta. Vieni qua te, vieni qua te. Mamma mia! Mamma mia! Non stai facendo assolutamente nulla te, Atreus, ma va bene. Sei un dio ora! Utilizza le tue armi da dio! No, No, da dio, nel senso che ci saluti. Ah, le battute di Mike, ciao ciao! Dai, questo è andato giù su Grendel.
faccia. Pure tipo un'aquila, una scritta sul petto. Che schifo fai? Ehi! Sì, ragazzi, se quello del gelo non ci darà una fiamma per potenziarci le armi. Sei un troll, sei. Ciao, addio. Vabbè, era facilissimo, ragazzi. Non so se erano scarsi loro o siamo noi overpower. Era grosso. Sì, che poi vi ho detto. Per noi dei. Sì. Pazzegole. Niente di speciale. Misero troll. E vai. Sono sotto sopra. Da che parte è la vasca di sabbia? Allora, che abbiamo preso qua, ragazzi? La furia del Tartaro. Che non è quello dei denti, ovviamente. Oh, ma oggi che c'ho? Non sembra figa per niente, ma ce lo prendiamo perché è l'unica cosa che possiamo mettere. Ora, dobbiamo uscire dalla camera di Tyr. Eccola la fiamma del caos. Ah, però del caos, vabbè. Tanto, ragazzi, ci dobbiamo potenziare prima o poi. Quella dell'ascia abbiamo tutta al massimo. Però queste qui le dobbiamo portare da Brock Lesnar e Sindri. Vabbè, ragazzi, dai. Usciamo da qui, adesso abbiamo anche la runa, lo scalpello ce l'abbiamo. Quindi è tutto perfetto, basta che andiamo lì. Insomma, nel picco più alto dei regni, dove abbiamo incontrato Mimir. Ecco che facciamo switch. Ci mettiamo lì, scriviamo col tutto e siamo pronti per andare a Jotunheim. Figata sta cosa. Però adesso per risalire che facciamo? Dobbiamo rifare la strada al contrario, I suppose. Oh, ragazzi, voi fatemi sapere sempre sotto nei commenti che ne pensate. Io sto leggendo tanto, vi dico, le puntate di oggi e domani, beh, non so poi i giorni, perché vi sto dicendo domani me ne devo andare, quindi saranno registrate tutte insieme. Poi comunque io i messaggi li recupero, e quindi soprattutto i commenti. Quindi sarà bello poter andare a disquisire, come avete visto, e comunque tutto quello che scrivete, quello che sono le vostre idee, io le riporto poi nei video, quindi insomma, dai. Siamo vicini alla meta. Siete. Vino lemniano, dall'isola di Lemno, vicino a dove sono nato. Lemno. Alla fine del viaggio. Posso? Puzza di uovo marcio. Sarà ancora buono. Può darsi. Ah sì, ragazzi, dai, incentiviamo i ragazzini a bere, soprattutto un vino di 100 anni fa. Perché hai lasciato la tua terra? Perché non c'era più. È stato per causa degli altri dei. È solo che tu odi gli dei così tanto. Ma Tyr dimostra che gli dei sono buoni. E tu sei buono. Hai ucciso solo chi lo meritava. Sì. Ah, ma chi tra noi è degno di giudicare? Silenzio, testa. Noi sì. Noi lo sappiamo. Tu parli ogni giorno di più come tuo padre. Sì, no, più che altro è diventato proprio fomentato. Pronto? Pronto. Andiamo. Mi sa che mi piacerà essere un dio. E
ma da grandi poteri derivano grandi responsabilità. La runa nera. Completato. Ora ragazzi, non ci resta andiamo che tornare. Dove vogliamo. Facciamo ciò che vogliamo e ora andremo dai giganti. Avendo letto la runa del viaggio per Jotunheim, possiamo dirigerci verso il portale in cima alla montagna e far buon uso dello scalpello magico. Nessuno ci sbarrerà la strada. Andiamo. Sì ragazzi, siamo pronti a scoprire la verità, anche se Atreus sembra essere un po' cambiato. Fatemi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Io vi do appuntamento ai prossimi video. Nel prossimo andremo a Jotunheim probabilmente. Un saluto a tutti, make sure, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.